buona prima contro il campione di carica, insomma un pareggio 5-5 molto vincente. Beh sì, è stata una prestazione molto impegnativa e ci si è sentita tanto la mancanza del mister Umberto Chiusolo, che aveva degli altri impegni e non è potuto venire anche nell'organizzazione. In campo comunque è la prima, abbiamo cambiato tanto rispetto all'anno scorso, vogliamo migliorare ancora contro i campioni uscenti. Credo sia stata una buona prestazione. Daniel, rappresentante di Dolce Notte, campione in carica, com'è andata questa prima partita 5 pari contro quella? La partita è stata, diciamo, difficile, perché come succede sempre con la prima, abbiamo entrati in campo un po' esordinati, diciamo, però è andata bene alla fine, abbiamo pareggiato, la prima partita è sempre così, poi le cose cambieranno sicuramente. Riccardo Simonelli, gestore del centro sportivo La Siepe, è iniziato il campionato Lega Amatoriale, quali sono le tue prime esperienze? La mia emozione è stata quella del avente come campione in carica la prima partita ex Samagor, che adesso prende il nome di Dolcinotti, e La Siepe, che rappresentano il centro che io per la prima volta gestisco e da tanto tempo era fermo, e abbiamo messo in moto questa Lega Amatori in modo che anche il centro abbia avuto, sì, era privato, quindi abbia avuto questo trampolino di lancio con la Lega Amatori, che è spettacolare, è una bella esperienza.